Buonasera, bene personcine, buonasera, buonasera Mauro Twitch, buonasera a tutti, Catana, buonasera Alzo, buonasera Nere, buonasera Mipol Nero, buonasera al bot. Come state, carissimi? Quanto tempo che non ci vediamo? Io sempre blocco le sedie, se no. Ah, così non mi schianto sul green screen. È venerdì, quindi cosa fanno i veri super robot da guerra? È venerdì, non è venerdì, Arsum però. Ti assicuro che non è venerdì. Ciao Cosmo Simone. È giovedì e io proprio immagino picchino. Carissimi, allora, questa sera giochiamo a Super Robot Wars 30. Io non so se sarà una serie o se sarà una one shot così per farvelo vedere e poi giocarmelo io. Ho sonno, non voglio andare a dormire, abbiate pazienza. Va bene, Arsu, non ti preoccupare. Però questo è un gioco che io aspetto da quando andavo all'università. Diciamola tutta. È uno dei pochi giochi in vita mia che ho giocato su emulatore. È l'unico gioco del quale mi sono interessato alla localizzazione e ai problemi di localizzare le ROM col giapponese, gli spazi e far stare il testo e quella roba lì. È il gioco che più di tutti mi ha fatto desiderare di comprarmi una console. E dopo 30 anni è finalmente arrivato su PC. Ho detto che grazie Dark Souls. Grazie Dark Souls, che hai detto ai giapponesi, ma che la gente vuole comprarla sta roba. So che non ci credete, pensate che la vostra roba piaccia solo a voi, ma guarda che là fuori c'è tanta gente. Rispetto alla gente che c'è là fuori, voi siete pochi, il mercato è più grosso. E quindi dopo 30 anni arriva Super Robot Wars. Adesso, se cortesemente me li fate uscire tutti dal primo all'ultimo, io li gioco tutti. Magari quello su Game Boy Advance, no, non lo giocherei. E mettiamoci finalmente, esatto. Landone, buonasera. 30 anni sono stati rapidi, sì. E il fatto che sia un franchise che va avanti da 30 anni in Giappone, io non so quanti ce ne siano di Super Robot Wars in Giappone, ma vi assicuro che sono più di quelli che pensate. Uno dei problemi più grossi per farlo uscire all'estero, sapete qual è? Vediamo chi indovina perché è una delle franchise più difficili da portare all'estero questa. Vediamo chi ci arriva. Che è diverso dal Giappone. C'è una situazione che c'è all'estero e non c'è in Giappone. Tutti i giapponesi, tanti giochi sono tutti in giapponese, li hanno tradotti. No, quello no. Quello ha introdotto cose più settoriali addirittura, più giapponesi, più. Vediamo se qualcuno ci arriva. Vabbè, ve lo dico io. È un problema di licenze. Perché laddove in Giappone tutti le IP che vedete dentro questo coso sono in mano tendenzialmente a due colossi, ok? Quindi devono mettersi d'accordo loro due e hanno finito il problema, più magari qualcuno piccolino che è solo contento di ficcarsi dentro. All'estero ogni serie è data in licenza a qualcuno di diverso. Quindi per farlo uscire all'estero devo mettere d'accordo un sacco di gente. Mentre in Giappone si fanno una telefonata, capito? Tra due, dico, senti, volevo fare, ma sì, facciamolo, va bene, e la firma e via, è fatta.
Allora, vi avviso, anzi, torno grande per un momento, vi avviso che è un gioco che è fanservice. Non per gli amanti delle tette, ma per gli amanti dei mecha. Ok? Ed è pieno di fanservice, da un lato. Due, un gioco giapponese, più giapponese di quelli a cui siamo abituati. È un gioco fatto di menu, sottomenu, sottosottomenu, sottosottosottomenu, che nessuno ti spiega cosa servono. Vanno tutti capiti. Detto questo, ricordate che io lo giocavo in giapponese deducendo il contenuto dei menu, segnandomi, se premo questo, fa questo. Segnandomi non è vero, imparando a memoria, perché poi non è vero. Adesso vedrete che i vari robot hanno vari attacchi, io sapevo a memoria tutto quello che facevano, tutti gli attacchi che vedevate. Di far servizio sbagliato, non ci piace, a me spiace. Io sono contento di far servizio di robatori. Detto questo, mi metto in un angolino, chissà se è quello buono, sicuramente no, perché ci saranno i dialoghi qua sotto, sarò nel box delle foto di qualcuno, quindi devo mettermi dall'altra parte. Vabbè, dopo mi sposto. Buongiorno Bandai Namco. Sempre lei, signora, sempre lei. Abbiamo appena finito Ichiban. Che no, però era Sigatus Ichiban. Ho mai detto. Partiamo così. Non monetizzerò neanche uno dei video che farò su SberRobotWorks, lo dico subito, capiamoci. Poi capirete bene perché, ma capiamoci. Allora, facciamo che mi metto in alto a destra. Poi prendo un controller, il controller funziona. No, io non voglio cambiare queste cose qui. Non ho altre opzioni, per ora vado così. Ho capito che. Perché adesso c'ho la barra di Windows. Ok, non c'è più la barra di Windows, grazie. Allora, beginner mode, normal mode, hard mode, expert mode, super expert mode. Allora, ho visto qualche recensione, così per prepararmi psicologicamente, e vi dico già subito che tre quarti dei recensori di Super Robot Wars non hanno mai giocato un Super Robot Wars. Una delle cose più dette di Super Robot Wars è che è facile, ok? Che in normal mode è facile di giocare almeno in hard se siete gente a cui piace Super Robot Wars. Che da un lato è vero, dall'altro dipende che team ti porti avanti. Io nei vecchi Super Robot Wars, questo non potrò farlo purtroppo, avevo due unità che portavo sempre dietro. E le due unità erano Boss Robot e Lair Drill. Qualcuno di voi si starà chiedendo che cos'è l'Air Drill. L'Air Drill è la navicella coi trapani di Goldrake. Se qualcosa che cito non lo conoscete, potete googlarlo. Che sono due unità tendenzialmente inutili. L'Air Drill no, era più utile. Boss Robot era orrendamente inutile. E approvo la seconda scelta. E attenzione, una delle particolarità dei vecchi Robot Wars, non so se sia ancora così, è che i PX li prende chi uccide. Buonasera, Njordir. I PX li prende chi uccide, quindi tutte le battaglie erano il calcolo a far restare i nemici con pochissimi punti vita in maniera che Boss Robot potesse arrivare e ucciderli per livellarlo.
vi assicuro che è una challenge non da poco. Allora, scegli il protagonista. Mail, il viaggiatore menefreghista, rilassato. Un uomo che viaggia il mondo, sembra avere un'attitudine non me ne frega un cazzo, ma possiede degli istinti grandiosi. La ragazza solitaria, una ragazza che viaggia il mondo da sola, la sua distanza nasconde una volontà di ferro e una solitudine fin nelle ossa. I due tipici protagonisti degli anime da robottoni, giusto? So che io scelgo sempre i protagonisti femminili, ma in onore dei vecchi cartoni di robottoni sceglieremo il maschio. Edge Sian Klaus, va bene, Edge va benissimo, è nato, è chiaramente nato il mio stesso giorno, chiaramente, ed è Blood Type O. Ah, il dramma da Final Fantasy, dove più punti di tutti li prendeva chi faceva la kill, quindi apriti cielo per poi livellare il resto della banda. Esatto, il problema è esattamente quello. Era tutto un gioco a far livellare chi volevi tu. Scegli un'area, la Far East Region Ominato o la L3 Colony Alien. Allora, una piccola federazione della Terra che include l'Accademia Militare, l'area attorno è sotto assedio dalla Kaiju Army. Serie iniziali, Combatter V, Brave Police, J-Decker, eccetera. Una colonia spaziale con numerose federazioni della Terra, inclusa l'Accademia Militare, le forze di guerriglia hanno avvistato, sono viste in battaglia con l'Impero Zenskare. Serie iniziali, Mobile Suit V, Gundam, Majestic Prince, eccetera. Ma il tipo di sangue lo chiedo per un motivo e sono così per personalizzazione. Allora, il tipo di sangue in Oriente ha la funzione del nostro segno zodiacale, cioè dovrebbe essere un determinatore di carattere. Giocavo questa sera sulla Play in giapponese senza sapere la lingua, quanti ricordi, Goldrick, Mazinga, i Gundam. Esatto, Njordir, anch'io. Quindi, siccome io sono un anziano delle balle, qua, questo è il giorno in cui lo dimostro che sono anziano delle balle, incomincerò con i robottoni, quelli cazzari, e non con i Gundam, che probabilmente mi farebbero fare più views, ma a me non frega un cazzo. Incomincio un nuovo gioco con questi settings? Sì. Ok, questa è un'opera di finzione. Se conosce qualcuno che ha pilotato un robottone davvero, non stiamo parlando di lui. C'è una sorta di astrologia per il gruppo sanguigno? Sì, essenzialmente sì. Cioè, il gruppo sanguigno ti dice che carattere hai. Che scritta triste, però. Che miseria. Shin-Uchureki 100. Nuova Space Era 100, la guerra avvolge il mondo nell'oscurità. La nostra nave, la Dreistrager, e tutti i nostri compagni a bordo portano avanti il combattimento senza sosta. Ma l'alba è quasi qui. Dobbiamo essere il raggio di luce che finisce la lunga notte della guerra. Ora cerco la luce del sole pensando a dove e quando è cominciata. Il primo giorno, quando noi e la Dreistrager siamo partiti, il giorno in cui tutti ci siamo incontrati. Federazione Militare della Terra, Accademia 30. Sembra che questo posto sia un casino schifo, anche esso. Anche tu sei un rifugiato? Nah, io sono un viaggiatore, suppongo. Beh, anche se in realtà suppongo che sto solo scappando, quindi qual è la differenza?
non so di cosa stai parlando. Brutta la situazione fuori da Ominato? Ah sì, sono viaggiato un po' ovunque, più o meno ovunque, così come vedete qui. Ovunque tu vadi in Giappone, di questi tempi, la misteriosa Kikaiju, armata Kikaiju, Kikaiju sta facendo casino. Bello sto ordinare, per non sprecarsi troppo, però si legge bene almeno, Arsun. Vedila così, meglio che si legga bene. Io vedo il reputato di Gundam solo perché è lui che conosco praticamente. Dannazione, non c'è pace nel mondo più nessuna parte. Non è che tutta questa cosa sia nuova, ci sono sempre state nuove battaglie, conflitti e guerre, più che praticamente ovunque negli ultimi 10 anni. È tutta colpa dell'IFF che ha fallito, ci ha delusi. Oh caro, cosa dovevano fare? Non c'è stato combattimento senza fine dalla guerra di un anno. Venuta dell'inferno, la guerra micenea, il conflitto lunare, poi la guerra primeva. Mamma mia! Una volta che tutte queste sono finite, il conflitto tra Terra e lo spazio è continuato ad andare avanti. E poi la cosa con la scatola di Laplace è successa. Quando l'imperatore Leoluc è stato ucciso, pensavamo che finalmente avremmo avuto della pace. Ma invece la Federazione ha perso ogni fiducia che le persone riponevano in essa. E ora, nel lato 2, qualche idiota che si chiama Zansker sta mobilitandosi e mandando truppe sulla Terra. E in più, oltre a tutto questo, quei Wulgaru alieni stanno attaccando. Cosa ci succederà? Ma siete già resistiti a molto più di quello che pensavo resistesse, signori. Credo che Leoluc sia con i Codias, assolutamente sì. Il contrasto estremo del nostro abbigliamento rispetto a loro mi fa molto ridere, se ti capisco. Vabbè, non c'è un raggio di luce all'orizzonte. Chiunque voglia lamentarsi in queste circostanze, chiunque si lamenterebbe in queste circostanze, non trattarli troppo male. Vabbè, tu sembri piuttosto tranquillo in confronto. Certo, dopo tutto, se ci lasciamo avvolgere dalla disperazione, si spargerà fino a questi rifugiati. Quindi tu sei. Sì, io sono uno degli studenti all'Accademia Militare 30. Sembra che questo posto sia stato colpito duramente, ma tu stai comunque cercando di dare a queste persone un pasto caldo e una coperta? Lasciami immaginare. Sei con la sede militare, con l'Accademia Militare, quindi questo è un ordine militare. Tra l'altro, Arsu, non lo sai, ma Super Robot Wars ha battuto come serie, ha battuto un record, è la serie nella storia dei videogiochi con più franchise all'interno. Con più diverse IP all'interno. Nah. Solo quello che il nostro presidente del consiglio studentesco ci dice di fare. Sinceramente, la catena di comando dell'IFF in questo punto è praticamente stata distrutta con il caos in giro. Bisogna vivere nel momento in cui ti trovi e fare quello che puoi mentre aspetti per gli ordini, o finirai per non fare nulla. Immaginavo che studenti di un'accademia militare sarebbe stato più rigido nel suo modo di pensare, sei piuttosto flessibile. Beh, suppongo, non lo so perché, ma sembra che sia il tipo di persone che sono finite da queste parti. Siamo vicini alla base Ominato della IFF, con delle razioni di emergenza così vicine, è un ottimo posto per i rifugiati. Ovviamente essere vicini di casa con la base vuol dire che finiamo per essere anche noi un bersaglio dell'armata Kikaiju. Quindi potreste essere colpiti di nuovo? Sì, ma abbiamo dalla nostra, abbiamo dei rifugi fortificati e delle razioni, delle supplies, del materiale. Quindi fidati, è sempre meglio qui. Ehi, non siamo riferito o niente di nient'altro. Ti spiace dare una mano con i rifugiati? Io. Fai quello che puoi, il meglio che puoi. Il motto del nostro Presidente del Consiglio. Spero che non ti dispiace se l'applico a te. Fai quello che puoi, il meglio che puoi. Vabbè, ok, un'attitudine, almeno un atteggiamento decente, mi piace. Oh, tu sembravi un tizio solitario. Sono contento che tu sia un bravo ragazzo. Già, me lo dicono spesso.
Ah, ecco di qui Jin Quang. Che c'è Lian, avevi bisogno di liberare il tuo cuore mentre guardiamo la morte in faccia? Per piacere, non è il momento di scherzare. Non hai sentito la trasmissione che chiamava la chiamata d'emergenza? No, ce n'è stata una. Lo sapevi anche perché ci stavo cercando. Per piacere, prendi il dipartimento meccanico e portali alla base ominato, Gate 12. Oh cielo, se chiamano i cadetti, suppongo che in questo momento sia una grossa crisi. Sembra dura. Non so neanche se c'è qualcosa che possiamo fare, ma suppongo che se ci chiamano e quel che puoi, meglio che puoi. Vabbè, spero che ci incontriamo di nuovo, amico. Spero che ci incontriamo di nuovo, eh. Buona fortuna di questi tempi. Suppongo tu sia un civile? Sì, giusto, quel tizio mi stava chiedendo di aiutare, ma mi spiace, devo andare anch'io alla base. Non ti preoccupare per me, troverò qualcosa da fare per aiutare. Grazie molte, buona fortuna con tutto. Vabbè, suppongo di dover andare ora, visto che mi hanno già ringraziato. No, suppongo di doverlo fare adesso, visto che mi hanno già ringraziato. Buona fortuna, eh. Questa sirena. Stanno arrivando altri Kikaiju. Meglio se mi sbrigo. Ora, cosa posso fare? Suppongo che ci sia solo una cosa, eh. Base ominato, ponte di carico segreto sottoterra. Mi sono chiesto quando ci hanno chiamato all'improvviso, ma perché ce l'hanno portato qui? Le operazioni, i meccanici, i dipartimenti tecnici, i dipartimenti tecnici, meccanici e operativi. Sembra che tutti gli studenti rimasti nell'accademia siano qui. Va bene se noi siamo qui, sembra che la base sia sotto attacco. Due crisi differenti, suppongo. Maivi, va bene. Però godiamoci la festa, eh. Va bene. Non è eccitante? Un ponte di carico segreto sotto la base ominato, non ne avevo idea che faccia che c'ha. Oh, la mia curiosità sta per liberarsi. Beh, ti sei davvero guadagnata quel titolo di scienziata pazza dell'ominato oggi. Insomma, che rispetto, come puoi essere così eccitata da tutto questo quando siamo ad un attacco di robot di distanza dalla morte. Oh, grazie, lì lo prendo come un complimento. Vabbè, smetti di chiamarmi così. Ok, c'è una domanda per te, Mighty. Non è questo ponte un po' troppo grosso? Ottimo, bravo, hai notato una cosa, Jiequan. Non sei l'asso del dipartimento meccanico per nulla. Cosa intendi? Che con una passeggiata del genere non capisco come mai sia la scienziata pazza. Un'espressione del genere, esatto, un'espressione del genere, chissà perché. Tutte, ma perché fanno gli esami di espressione folle quando vuoi diventare lo scienziato pazzo e di risata malefica quando vuoi diventare cattivo. Di tutte le navi FF, la più grande è il General Revil di tipo 600 metri, ma da quel che sembra questo ponte è costruito per ospitare una nave molto più grossa di quella. Cosa? L'ominato ha una nave di quelle dimensioni al suo interno? Ce l'ha, ci aspetta dietro questo portello. Anche se per essere onesti abbiamo appena scoperto che esiste pochi istanti fa. Istruttore Reynold, quindi è stato chiamato anche lei istruttore. Non sono più il vostro istruttore, sono stato assegnato al posto di ufficiale esecutivo. Ufficiale esecutivo? Sì, il che vuol dire che io sono il capitano Mitsuba Grave.